Benvenuti amici di sportcasertano.it e sportcasertano TV alla 15ª puntata di Onda Gialloverde, programma di approfondimento sul Volturno e sulla pallanuoto più in generale. È stato un sabato, diciamo, per metà. Per il Volturno, in quanto la femminile ha giocato contro il Messina pareggiando 9-9, una gara che ha lasciato molti rimpianti alle ragazze di Mister Napolitano. In panchina c'era Marco Fusco che non ha giocato per la seconda settimana consecutiva con i suoi ragazzi. Il Volturno maschile, così come tutta la Serie B e i campionati minori, si sono fermati a causa del maltempo, quindi vedremo poi quali saranno le date in cui si recupereranno le due partite del Volturno maschile, diciamo, anche perché i tempi saranno molto stretti in questo campionato di Serie B. Parliamo però prima del Volturno femminile. Volturno femminile, dicevamo, 9-9 contro il Waterpolo Despar Messina, una partita che si poteva vincere. Le Sammaritane erano 2 punti, 2 gol avanti a meno di 2 minuti dalla fine, anzi poco più di 2 minuti dalla fine. Poi ci sono stati un paio di errori, il pareggio firmato Federica Tagliaferri, che ha diciamo impattato con 2 reti nel finale. Ci andiamo a vedere però il servizio curato da Armando Serpe sulla sintesi della partita. Un pareggio che è una mezza condanna per il Volturno. 9-9 contro il Messina e speranze salvezza ridotte al lumicino. Una gara tutta cuore per entrambe le formazioni in vasca, con un risultato tutto sommato giusto per quello che si è visto in acqua, ma che sa di amaro per le gialloverdi, in vantaggio fino a quasi 2 minuti dal termine di 2 reti. Il Volturno parte male e contratto, con la fretta di concludere, e infatti è in Messina a passare in vantaggio con Lungherese e Buica. Le padrone di casa reagiscono con l'uomo in più e pervengono al pari con la stoccata della Pellegrino. Ciccariello da fuori non lascia scampo a Sabatini, ancora la Buica si guadagna un 5 metri che trasforma per il 30° gol stagionale. Poi l'Arancio fa 2-3, ma la Dakata non esce per l'espulsione e gli arbitri combinano il rigore che Pellegrino realizza. Nella seconda frazione Anastasio apre le danze, ma Buica prima e la giovanissima Gitto poi, a 2 secondi dal termine, ribaltano il risultato. Intanto le ospiti devono fare a meno di Bonanno, uscita per 3 falli gravi. Dopo il cambio vasca, Masciandaro, complice una deviazione, trova il pari. Staraci in superiorità porta ancora il Volturno avanti, ma è nuovamente Gitto che pareggia i conti con una palombella. Starace va a bersaglio in superiorità, ma la Tagliaferri pareggia. Nell'ultimo quarto sale la tensione. La Valcaia accende il pubblico con l'uomo in più e la Pellegrino sul rigore porta a più 2 le Sammaritane. Ma le gialloverdi si bloccano. La Tagliaferri prima approfitta di un rimpallo sulla traversa in tapin, accorcia le distanze e poi a 1:30 dall'ultima sirena sigla a rete del 9-9. Al Volturno è mancata la giusta cattiveria agonistica e adesso la risalita è davvero complicata. Adesso torniamo in studio, vediamo prima i risultati, poi la classifica di Serie A1 femminile di pallanuoto. 12ª giornata che ha visto nel derby tra NGM Firenze Pallanuoto e Fiorentina Waterpolo la vittoria del Firenze nel derby per 8-6. Dicevamo Volturno Messina 9-9, Pro Recco Imperia, gara molto emozionante, che ha visto la Pro Recco battere nel derby ligure proprio la Mediterranea per 11-10. Non si è giocata Rari Nantes Bologna Ortigia Siracusa a causa sempre del maltempo. È stato cancellato il volo che doveva portare le siciliane in terra felsinea. Plebiscito Padova batte Orizzonte Catania in una partita giocata benissimo dalle Patavine, 11-6, per una classifica che vede Pro Recco con una gara in più a 13, perché a mercoledì 8 febbraio in pratica ha battuto nell'anticipo della 13ª giornata l'Ortigia Siracusa 16-2, quindi 37 punti per la Pro Recco, 30 Plebiscito, 27 Orizzonte, 25 Imperia, 21 Fiorentina, 13 Firenze Pallanuoto, Ortigia e Messina a 7, Volturno 5, Bologna una gara in meno 4. Il Volturno ovviamente ha soltanto un punto, perché 3 sono stati
sono stati comunque tolti per la penalizzazione, diciamo 5 perché siamo fiduciosi sull'esito del ricorso al Tribunale Sportivo, potrebbero essere ridati i punti tolti un mesetto fa dalla federazione, dalla federazione alla squadra sammaritana, perché per il famoso Lodoperna probabilmente verranno poi addebitati alla maschile, non sappiamo, poi staremo a vedere quali saranno gli esiti di questa vicenda. La prossima giornata si giocherà mercoledì 22 febbraio, mercoledì, quindi turno infrasettimanale. Dicevamo Ortigia Prorecco già si è giocata, quindi 16-2 per le Reccheline. Poi ci sarà in programma Messina Plebiscito, Fiorentina Volturno, Orizzonte Catania, Rani Nantes Bologna, Imperia Firenze Pallanuoto. Adesso ci andiamo a vedere e a sentire le interviste sia ai due allenatori del Messina e del Volturno, quindi Visiti e Napolitano, poi alla Bonanno, ex Volturno e adesso in forza al Messina, e il capitano del Gialloverdi, Serena Masciandaro. Allora, coach Misiti, un pareggio importante per il Messina che a questo punto apre una striscia positiva in vista della salvezza. Sì, sicuramente un punto qui con una diretta concorrente è importantissimo, chiaramente ancora la strada è molto lunga, però se continuiamo a giocare così ci giocheremo le nostre chance e speriamo di salvarci. È stata una partita molto tirata, un minuto e mezzo eravate sotto di due gol, l'avete ripresa per i capelli e avete anche rischiato di vincere poi con palla in mano negli ultimi secondi. Sì, sinceramente due sotto un attimo lì ho temuto di perderla, poi grazie a un'invenzione di Barbara e all'abnegazione della squadra, che onestamente siamo un po' contati, abbiamo giocato con una ragazzina di 18 anni che ha fatto anche due gol, devo dire che non posso rimproverare niente, hanno giocato alla grande. Però dalla fine del girone di ritorno la squadra comunque è cresciuta parecchio, forse è servita anche la pausa per mettere le cose un po' più in chiaro proprio a livello del gruppo. Sì, sicuramente noi siamo arrivati dopo la pausa, siamo stati il periodo di Natale molto fermi perché sono andate via parecchie, chi fuori con la nazionale come Barbara, le altre sono allenate poco, quindi abbiamo ricominciato i primi di gennaio, abbiamo fatto anche un torneo qui a Napoli che eravamo veramente a terra, quindi poi abbiamo ripreso confidenza. Chiaramente stiamo migliorando e speriamo di continuare con queste prestazioni. Chiaramente con le squadre forti ci sarà poco da fare, però con le concorrenti, se giochiamo così, diremo la nostra. In vista di questo rush finale per la salvezza delle cinque squadre che ormai lottano, questo campionato così spezzettato aiuta oppure sfavorisce le squadre diciamo meno grandi di questa top 10? No, sicuramente per noi è difficile, per le squadre piccole, perché fare punti con le grandi è quasi impossibile. Sicuramente quindi nello scontro diretto ti giochi quasi tutto, però penso che delle 5 forse il Firenze è un po' più forte delle altre, anche se noi l'abbiamo battuto sabato scorso, quindi le altre 4 penso che ci giocheremo la salvezza fino alla fine. La mister Napolitano, pareggio che sta un po' di beffa dato che il Volturno conduceva per due gol di scarto a un minuto e mezzo dalla fine sul Messina, poi cosa è successo? Là sono gli episodi che hanno determinato la partita, ma non è quello, non è l'approccio, che non è, c'era troppo timore, troppa paura, troppa ansia. Poi gli episodi finali ci sono stati contro sfortunati, ma la partita bisognava vincerla comunque prima. In acqua abbiamo visto un po' di nervosismo, ma soprattutto c'era la Starace che diceva non abbiate paura, metteteci più grinta alle compagne. Forse è questo che è mancato, un po' di cattiveria agonistica come diciamo... Sì, ma a parte la cattiveria agonistica che ci può sempre stare, bene che ci sia, c'era un timore esagerato, secondo me non giustificato, e questo ci ha condizionato parecchio, tantissimo. E chiaramente una squadra come la nostra che deve lottare per salvarsi non può avere paura di niente e di nessuno, se si gioca con la paura i risultati non arrivano. Caterina Bonanno, ex del Volturno, ma conosci bene la zona avendo giocato anche a Caserta, è per te una doppia soddisfazione oggi anche se gli arbitri ti hanno un po' penalizzata? È una doppia soddisfazione venire a strappare questo punto perché comunque avevamo qualche pietrolina dalla scarpa da levarci, perché abbiamo perso due volte, prima in casa senza la nostra straniera e poi al torneo di gennaio. Comunque sì, bei ricordi,
perché comunque qui ho vissuto per tanto tempo e ho giocato sia col Volturno che col Caserta, ho ritrovato compagne con le quali ho condiviso tante cose belle e tutto il resto, però sono contenta. Certo, ho giocato poco perché, come hai detto, gli arbitri forse mi hanno un po' penalizzato, un po' troppo, però le mie compagne hanno fatto per me e sono molto contenta. Caterina, come hai ritrovato il Volturno, anche se sono passati un po' di anni? Vabbè, il Volturno in cui ho giocato, del Volturno in cui ho giocato io, penso che c'è soltanto Serena Masciandaro, tutte le altre sono ragazze che sono venute qui da poco, per cui neanche l'allenatore è quello in cui, che ha allenato la squadra in cui ho giocato, per cui per me questa è una squadra come un'altra, a parte il fatto che sia il Volturno nel quale ho giocato tempo fa. Discorso salvezza, quasi spacciato il Volturno, voi invece fate strappato un punticino della speranza, ce la potete ancora fare. Sorrido perché hai perfettamente ragione, il punto ci sta anche bene, adesso abbiamo uno scontro diretto contro il Bologna in casa e sulla carta siamo avvantaggiati, anche se questo non vuol dire niente perché la scorsa settimana abbiamo fatto 3 punti veramente isperati contro il Firenze di Sellaroli, che comunque per noi era una squadra che comunque non era alla nostra portata, anche perché siamo veramente contate con 2 persone che hanno dato forfè e non sono più nell'organico, per cui per 3 tempi abbiamo giocato con 2 ragazzine di 18 anni che quest'anno non avevano toccato acqua, una delle quali ha fatto 2 gol, siamo contenti perché siamo riusciti a tenere il risultato e a giocare 4 tempi, con 2 ragazzine che non quest'anno vengono, si allenano ma non avevano ancora trovato il loro spazio, quindi complimenti anche a loro. Ah, è pure dettone. Con Serena Masciandaro, Serena, un pareggio che sta di beffa perché eravate, pur non giocando benissimo, avanti di 2 gol a 1:30 dalla fine. Sì, è un pareggio che fa male perché comunque era una partita che necessariamente doveva essere vinta. È un pareggio che fa male perché comunque a 3 minuti dalla fine, se non erro, comunque eravamo sul +2. E fa male. A questo punto, con questo risultato, che è quasi più 2 punti persi che 1 punto guadagnato, cosa cambia nella stagione del Volturno, anche se vi dovessero ridare i 3 punti? Marco, cambia che ancora una volta non siamo state capaci di dimostrare chi siamo, perché io non penso che siamo la squadra che ha giocato oggi, non penso che siamo la squadra di Bologna, però purtroppo le parole non servono a niente, servivano i fatti e ancora non siamo state capaci. Ti ripeto, la pallanuoto è fatta, sono dei momenti, e abbiamo perso la partita perché in dei momenti, come dice il mister, quelle solite sfumature, e non abbiamo mantenuto la lucidità. Ma andando ad analizzare proprio la prestazione, cosa è che manca proprio a livello caratteriale? Perché tecnicamente, tatticamente ci può essere qualche errore, quindi un episodio che vi condanna, ma nell'economia della partita cosa è che è mancato a livello psicologico? Non lo so. Ma sinceramente non penso neanche che sia il fatto di avere paura, perché comunque, voglio dire, a conti fatti non è che possiamo ancora avere paura, siamo comunque tutte pure abbastanza grandi, voglio dire, quindi non penso sia quello. Forse non siamo molto cattive, parlando comunque di cattiveria sportiva, nel senso che... Meglio precisare. Sì, sì, no, perché in questi giorni, con quello che sta succedendo, quindi per cattiveria sportiva, nel senso che casomai, ecco, una giocatrice loro dall'inizio della partita con 2 falli, nessuna di noi si è concentrata per far prendere il terzo, anche se prendevamo un fallo contro, quella cattiveria con noi l'avrebbero fatto tutte, avrebbero tolto il nostro punto di forza, invece noi siamo sempre là a pensare a fare un gioco pulito, a non giocare d'astuzia, perché vogliamo essere sempre buone, sistemate, spesso a volte, cioè, questo non serve, serve un pochino di determinazione in più. E... soprattutto nel girone di ritorno di una top 10 in cui retrocedono 2 squadre. Eh sì, perché comunque 10 squadre, veramente, più lo fai questo campionato più ti rendi conto che sono veramente poche. E poi il campionato è stressante, nel senso 40 giorni di pausa, 3 partite, altri giorni di pausa, quindi Marco, andando alla sostanza, oggi dobbiamo fare punti e non li abbiamo fatti. Adesso non so come sarà il prosieguo, perché comunque questa è una partita che avevamo in casa, quindi forse c'era qualche chance in più. Andando fuori casa, sì, vogliamo dire che siamo una squadra che fuori casa gioca meglio, però sono tutte parole, quindi adesso non so ancora cosa... cioè, più di dire che quelle altre partite che dobbiamo vincere, c'è l'impegno, c'è tutta la volontà, perché comunque i sacrifici ne stiamo facendo a vincerle,
più non posso fare, no, più, l'unica cosa che possiamo fare in più è vincerle, quindi... Rientriamo in studio per le consuete statistiche a cura di tutta la redazione di Sport Casertano. Come possiamo vedere dalle grafiche curate da Armando Serpe, il Volturno è salito a quota 107 gol fatti, così come la seconda in classifica, cioè il plebiscito Padova, 8,92 gol a partita. Sale leggermente in questa statistica, dato che la media precedente era di 8,91 a gara. I gol subiti sono 139, anche qui si migliora l'aspetto difensivo, mentre la percentuale sui gol totali del Volturno sale a 9,44%. Figuriamoci con una vittoria cosa sarebbe capitato, con un paio di gol in più che ci potevano anche stare, quindi segnali positivi per molti aspetti. Andiamo a vedere le marcatrici del Volturno: 21 reti Daria Starace, 17 per Masciandaro e Pellegrino, che con la tripletta del Messina diciamo aggancia il capitano, autrice tra l'altro di un gol. Bece Valcaia a 16, 12 De Simone, 9 per la Ghiglie, 6 reti per Giuliani e Ciccariello e 3 per Anastasio. Superiorità numeriche che vedono il Volturno comunque aumentare la percentuale realizzative, perché su 93, realizzativa, perché su 93 superiorità ne ha segnate 30, 4 su 8 nell'ultima gara, quindi 50%, una buona prestazione da questo punto di vista. Inferiorità numeriche invece che anche qui la freccia va verso l'alto, quindi trend positivo sia in attacco che in difesa. Inferiorità numeriche sono 89, 48 i gol subiti. Segna il decimo rigore a favore il Volturno su 11 concessi, mentre i rigori contro sono 22-18 segnati con il gol di Barbara Buica dai 5 metri. I quarti vinti salgono a 15, mentre quelli persi a 25, pareggiati, quindi i quarti in cui si è impattato, salgono a 7. Di questi, quindi, il Messina diciamo un record per quanto riguarda il Volturno, perché il Volturno ha vinto più quarti, 4 contro il Messina, ne ha pareggiati anche di più di tutti col Messina, quindi 2, ma speriamo che ce ne possano essere tanti altri vinti, perché la classifica a questo punto si fa abbastanza proibitiva per il Volturno. Ricordiamo, le ultime due della top 10 scenderanno in serie A2. C'è chi dice che è una regola, come abbiamo sentito anche l'allenatore del Messina, è una regola un po' strana, perché con 10 squadre, due retrocessioni sembrano davvero un po' troppo, ma queste sono le regole e a queste ci dobbiamo attenere. Dicevamo, bisogna vincere le partite, non si possono sprecare occasioni come quella di sabato. Dello stesso avviso è Caterina Ciampichetti, che ci andiamo a sentire nell'intervista realizzata qui in piscina. Allora, con Caterina Ciampichetti, jolly del Volturno. Caterina, un pareggio quello di sabato con il Messina che vi sta un po' stretto, soprattutto per il fatto che eravate avanti a quasi 2 minuti dalla fine di 2 gol. Sì, sicuramente, infatti, cioè, è molto stata molto di beffa, tant'è che non è possibile perdere una partita che a 2 minuti e poco più dalla fine si è in vantaggio di 2 gol. Sicuramente abbiamo sbagliato a gestire il vantaggio che avevamo alla fine. E potevamo, quello che c'era da fare, secondo me, era mantenere la palla, il possesso della palla e cercare di rischiare il meno possibile. Invece abbiamo sfruttato malissimo l'occasione del più 3 con Begé solo avanti al portiere, e quindi da lì, diciamo, il Messina è riuscito a pareggiare. Ma anche poi nell'ultima azione c'è stata troppa fretta di concludere, ancora con 13 secondi sul cronometro. Cosa vi è mancato per portare a casa questo risultato?
sicuramente la fine ci è mancata moltissimo la calma, la calma per gestire appunto il vantaggio, ma anche l'ultima azione di gioco comunque era la nostra, quindi sul 9-9 potevamo benissimo fare un 10-9, potevamo sfruttare molto meglio l'ultima azione, invece loro sono state molto brave a giocare a pressing, a marcare strette tutte le nostre giocatrici in campo e non siamo riuscite a giocare un'azione completa tutti i 30 secondi. Mentre invece adesso la classifica si fa un po' più problematica, perché è vero che la classifica si è mossa con un punto, quindi voi salite a due in attesa forse che vi ridiano i tre punti di penalizzazione, ma anche le altre però fanno punti, incamerano punti e ci sono sempre meno giornate. Cosa cambia adesso sia sotto l'aspetto mentale che su quello prettamente agonistico per il Volturno? L'unico risultato possibile dovevamo vincere noi col Messina, con questo pareggio è un po' alquanto, non è inutile, perché comunque un punto fa sempre comodo, però sicuramente lascia l'amaro in bocca. E sicuramente psicologicamente comunque siamo molto molto stressate tra virgolette per i risultati che non riusciamo, le vittorie che non riusciamo a fare, perché comunque col Messina ci abbiamo creduto fino in fondo, e poi perdere tre punti a due minuti dalla fine comunque lascia proprio l'amaro in bocca. Adesso ci sarà un turno di pausa, un sabato di pausa, poi si riprende mercoledì contro la Fiorentina, che ha perso il derby contro nelle GM Firenze, quindi troverete anche una squadra abbastanza motivata contro di voi e che vuole fare bene. Sì, sicuramente la Fiorentina sarà molto motivata, ma anche noi non saremmo di meno, tant'è che comunque in casa con la Fiorentina abbiamo perso l'ultimo minuto pure sbagliando l'ultimo uomo in più che ci poteva portare al pareggio e anche il rigore, e quindi sicuramente è una partita che si può fare, e puntiamo appunto a fare i tre punti che non arrivano. Rientriamo ancora una volta nello studiolo della piscina del Parco Urbano di Santa Maria Capua Vetere. Andiamo a vedere adesso la classifica marcatrici generale di tutta la Serie A1. Conduce Roberta Bianconi con 46 reti, ma con una gara in più, seguita dalla sua compagna di squadra Ghistelechi a 41, poi ci sono a 33 Emmolo, 30 Bartolini e Buica, 26 Garibotti e Di Mario, 25 Stiber e Colaiocco, e poi via via discorrendo la prima, come abbiamo detto, del Volturno è Daria Starace a 21, che sta scalando la classifica delle marcatrici. Il campionato si fermerà, abbiamo detto, in questi giorni, perché c'è un importante impegno della nazionale femminile, fresca campione d'Europa del CT Fabio Conti. Si diceva l'Holiday Cup la settimana scorsa, è quasi inizierà questa notte, nella nottata tra mercoledì e giovedì. Il primo incontro vedrà l'Italia affrontare gli Stati Uniti alle ore 3:45, perché in Italia, ricordiamo che a questo torneo parteciperanno gli Stati Uniti, il Canada, poi la nazionale campione del mondo della Grecia e poi la nazionale campione d'Europa, cioè l'Italia. Il secondo impegno sarà il 16 febbraio, per noi già il 17, Italia-Grecia, quindi il remake della finale degli europei di Eindhoven, con le greche che forse si vorranno togliere qualche sassolino dalla scarpa. Stati Uniti-Grecia, Italia-Canada il 17, poi semifinali e finali, il tutto si finirà quindi nella nottata della prima mattinata italiana del 20 febbraio. Adesso non resta che fare un excursus, anche se breve, rispetto alla Serie B maschile. Partiamo dalla quinta giornata non disputata. Erano in programma i vari incontri tra Rinantes Napoli, Waterpolo Palermo, scontro al vertice tra le prime due in classifica, poi Pozzillo Bari Nuoto, il Volturno doveva ospitare il Water Club Strano Light Catania in casa, Cosenza che avrebbe ospitato Lenzo Grasso Siracusa, poi l'ultima partita in programma era Cus Palermo, Rinantes Taranto, ma purtroppo non si è giocata nessuna di queste partite.
partite la classifica resta invariata, Rarinantes a 10 punti, così come Sichelia Waterpolo Palermo, Tubi Sider Cosenza 9, Cus Palermo 2 gare in meno a questo punto 6, Enzo Grasso 5, Catania 4, Volturno anch'esso con 3, con 2 gare in meno a 3, Polisportiva Pozzillo 3 e Rarinantes Taranto 0 punti. La sesta giornata che si giocherà invece questo sabato, speriamo che il maltempo conceda una pausa alla penisola italiana, sarà la seguente: Waterpolo Palermo Cosenza, Enzo Grasso Siracusa Cus Palermo, Taranto Volturno e Bari Nuoto Rarinantes Napoli. Per il Volturno dovrebbe essere una gara sulla carta agevole, perché la Rarinantes Taranto è di sicuro la squadra più debole del girone, non ce ne voglia la compagine tarantina, ma è così. Mentre invece si potrebbe aprire una crisi per il Bari Nuoto, che ha 4 punti, quindi la formazione di Vidovic dovrà tenere testa alla squadra capolista, cioè la Rarinantes Napoli. Speriamo che mercoledì prossimo possiamo parlare di almeno 2 vittorie giovedì prossimo, perché ovviamente ci sarà il turno infrasettimanale, possiamo parlare di 2 vittorie finalmente del Volturno, perché questa società deve rialzarsi e se lo merita, dato gli sforzi che sta facendo, che ha fatto in questi anni e che sta comunque continuando a fare. Per quanto ci riguarda, questa è stata una puntata un po' particolare, ricca di materiale di Onda Giallo-Verde, quindi nessun ospite qui nello studio. Ci ritroveremo quindi giovedì prossimo per un excursus su quello che sono state le partite del Volturno. Ci salutiamo e vi diamo appuntamento alla 16ª puntata di Onda Giallo-Verde la prossima settimana.